Momente ragazzi, sono Dargoros e bentornati in questo nuovo episodio di Tomb Raider Underworld. E siamo qui ragazzi, dove ci siamo lasciati? Siamo sempre qua a Bogavati, siamo entrati qua dentro e insomma, ci siamo lasciati qua perché questo livello è davvero davvero lungo. Io non me lo ricordavo così lungo. Allora, che qua mi fa? Ok. Ok, ma era apparsa altre volte, no? Scusa, che cosa? Aspetta, mi sa che questo serve per scendere qui. Sì, questo serve per scendere. No, non devi scendere adesso. Ah, nemmeno non sapevo che c'era quella roba lì. Allora, ma non l'ho abbassata, tipo, aspetta. Perché ricordo, ecco, che c'è questa specie di cosa. Ma io avevo salvato, perché mi... Io mi ricordo che questo lo avevo già abbassato. Strano. Vabbè. Comunque dobbiamo far scendere sta cosa qua. Aspetta che c'è sta cosa qui. Oh, un pipistrello. Mannaggia il Gelfling. Occhio qua ai pipistrelli perché sono bastardi. Eccolo! Ho sentito sbattere le ali. Ma dov'è che spawnano? Da lì! Da là spawnano, guarda. Vabbè che li sto colpendo con... È tipo one shottano. Ma da là arrivano, aspetta. Devo usare un attimo questo. Qua arri... Cioè, da lì tipo... Cioè, per dire. Allora, se non è che devo scendere. Adesso mi sa che devo scendere veramente. Ok. Scendi. E adesso. Ancora, no. Non lamp. Oh, cazzo. Altri draghi qua. Cioè, draghi, dinosauri. Dinosauri barra draghi, vabbè, un po' tutto. Allora, ho abbassato quella cosa lì. Non è che adesso devo farlo anche per di qua, magari? Dai che me l'hai fatta. Ecco. Ok, saliamo. E adesso mi sa che devo farlo pure da questo lato. Molla. No, però qua vedi che qua è abbassato. Aspetta, questo è sempre basso. C'è un modo per alzarla? Sta cosa? Non credo, eh. No, qua è tipo rotto. Sostanzialmente. Questa cosa che non ho ben capito. Scusa, c'è. Questa sorta di gabbia che puoi spostare, no? Non ho ben capito dov'è che la. Cioè. Dov'è che la devi mettere, scusa? Aspetta, c'è qualcosa qui. Mannaggia il Gelfling. Avevo visto qualcosa per raccogliere. Vedi che lì c'è qualcosa? Però cioè, non scende. Cioè, praticamente si scaraventa a terra così. Allora, ma qua... No, qua non c'è niente. No, qua c'era... Tipo un calice. Aspetta, fammi vedere per di qua. Oh, aspetta, sì, sono ritornato qua su. Mannaggia il Gelfling sti dinosauri. Cioè, tra l'altro bruttissimi. Guarda qua che roba. Cioè. No, perché qua mi sa che non ci sono ancora stato, eh. Oh, attenzione. Aspetta, adesso sto con... Aspetta. Che...
Ok, Lara, cosa stai facendo? Ah, è il coso che ho messo prima. Ah, aspetta. Ah, ok. Allora, aspetta. Do una controllatina veloce. Non è che mi posso arrampicare qua in qualche modo? No. Vado piano, non corro. Lara? Mannaggia te, che ti buggy. Adesso devo rifar sollevare tipo il braccio qua, il coso. Quindi, se non ci sono altri dinosauri o pipistrelli, adesso dovrebbe succedere qualcosa. Vediamo. Ah, ma vedi? Vedi, io l'avevo detto che quella roba là sarebbe viva qualcosa. Solo che non dovevo farlo subito, cioè dovevo farlo alla fine. Ci sono altri dinosauri qua? Non sembrerebbe. Allora, il raggio di luce parte da qua. Allora, direi di cominciare subito con questo tipo. Però mi sa che non ci arriva. No? No, non ci arriva. Ok, allora mettiamolo da parte qua per il momento. Vabbè, non è che ce ne sono tanto, ce ne sono soltanto. Ma non c'erano tre? Mi sembrava che c'erano tre di queste cose. Vabbè. Scusa, ma qua è il contrario però. Aspetta. Ok, qua in mezzo. Tipo qua? Tipo così, no? No. E così dovrebbe prenderlo. Oh. Ok. Scusa, e quest'altra? Ma posso interrompere il raggio? No, a quanto pare no. Ok, quindi adesso posso prendere questo, vero? No. Cosa dovrei fare con quest'altro? Non ho ben capito. Perché qua il raggio è uno, non sono due. Aspetta, devo attivare l'altro anche, in qualche modo. E riesco a salire per di qua. Allora, ci sono dei microscatti, quindi penso che la strada sia giusta adesso. Mi abbia sbloccato qualcosa qua. Io quella gabbia ancora non ho ben capito. Aspetta, ma questa cosa? Grande Lara. Ok. No, sempre dava. Qua! Ah, vedi! Ci sono arrivato adesso! Però. Ok!
Ah beh, giustamente essendolo lì la cosa lì rotta, tipo la bilancia. Ok, quindi devo tipo bloccarla. E come faccio a bloccarla? Allora, salta un attimo qua, scendi. Scendi qua, aggrappati. Se c'è. Ah, no, è vero, non è si aggrappa per di qua, quindi devo scendere da qua ogni volta. Quindi questa. Devo tipo metterla di qua. In modo tale che io posso scendere. Però se io scendo, questo risale subito. Non lo so. Proviamoci. Funziona sta cosa. Ok. Vai così, Lara. Oh. No, aspetta, c'è qualcosa. Aspetta. Posso arrampicarmi ancora? Aspetta. Sali. Aspetta, posso arrampicarmi qua? No, ok. No, mi sembrava tipo una parte dove mi posso arrampicare. Ok. Vai così. Ora. Questo scende. E devo fare tipo una corsa. Ma ce la faccio in tempo? Secondo me no. Dai! No, affangala. Devo trovare un modo per tenere ferma. Però scusa, gran bel salto. Ok, proviamoci. Adesso devo aspettare che quello scenda tutto. Ma non è che accade anche qualcos'altro, no? Ok, il braccio si abbassa. No, scusa, non faccio in tempo. Cos'è che si è. Ma mi sembra che si è aperto qualcosa anche, o sbaglio? Aspetta, ma sembra che ci sia qualcosa qua, o sbaglio? Oh, aspetta, tu da dove esci? Dove è uscito questo? Aspetta. No, scusa, da dove escono questi? Aspetta che ce n'è anche un terzo. Mannaggia te. Scusa, da dove sono usciti questi? Ah già. Non vedo. Ecco il bersaglio. Porca vacca. Dove sono usciti questi? Scusa, cioè così dopo 20 minuti appaiono loro, così a caso. Aspetta, posso. Non è che dovevo aspettare. Aspetta, adesso provo a farlo scendere e ad andare subito. Perché io aspettavo, cioè non dovevo aspettare, dovevo. Ecco, quindi fare così. Andare subito. Vai. No! No, la no, Lara, no, Lara, no, Lara, no, Lara, no, 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 no. Ma non so neanche se riesco a fare in tempo a mettere la cosa.
Dai, 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 dai. No, ma è troppo basso. Oh, cazzo. Ce l'ho fatta. Dopo 80.000 anni. Porca vacca. La racchetta le vene zuccate. Guarda, guarda, te ne dovresti dare 80 miliardi. No! Lara, mannaggia. Oh! Aspetta. Faccio un salvataggio. Vai. Salvataggio completato. Porca vacca, ma davvero era così difficile stava parte? Allora. Sì, Lara, se adesso scendi, magari. Adesso posso anche toglierlo questo, visto che non mi serve più. Ok, e adesso questo ritorna su, vero? Ah, bene, guarda, guarda che ritorna sul braccio. E intanto io scendo. Vai. E ora. Bene, secondo fascio di luce. Mannaggia il Gelfling. E questo però dalla parte opposta. Come dalla parte opposta? No, impossibile. Come può essere dalla parte opposta? Infatti. No, devo fare tipo il giro, aspetta. Cioè, la devo tipo ruotare e per ruotare devo passare dal centro. Se entra, magari. Ecco, tanto non è un problema perché quella statua deve rimanere lì e devo fare così. Perché questo è l'unico modo per farla girare, vedi? L'ho tipo girata di 180 gradi così. Il ventaglio stava dall'altra parte. E dai, cavacca. Sì. Dopo 80.000 anni. Finalmente. Non ti buggare. Oh, la faccia brutta. È tornata. Vai, spacca tutto, Lara. Vandalismo, vandalismo. Oh! Sento strani versi intorno a me. Ah, aspetta. Il mondo antico. Allora, vado avanti un pochettino solamente perché ho perso molto tempo e avrò fatto diversi tagli, quindi vado avanti ancora un pochettino. Allora, il mondo perduto, abbiamo detto. Aspetta, a quanto siamo di minutaggio? Allora, siamo a mezz'ora di registrazione. Ma mi devo buttare, serio? Vabbè, tanto ho fatto il salvataggio, quindi. Ah no, ok, mi ha. Orco, 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 orco. Non riesco a vedere. Posso? Ok, magari non proprio così. Allora, mollati qua. E qua adesso devo trovare un modo. Posso scendere ancora un po'? Ok.
Urca. Ok, qua devo fare una roba ultra rapida. Porca vacca. Allora. Se Lara, vabbè. Ma è perché sto giocando su difficile, ricordo. E quindi Lara si spacca più facilmente le gambe. Qual era quel gioco che tipo cadevi da 20 centimetri e morivi? Perché mi ricordo che c'era un gioco che cadevi da 20 centimetri e morivi, pure se eri in full vita. Però no, mi scappa il nome del gioco. Però so che esiste un gioco del genere perché l'ho visto. Cioè, tipo su YouTube. Un gioco dove cadi, tipo, cioè per il personaggio che cade. Tipo 20 centimetri e muore. Cioè proprio. Altro che Lara qua su un Tomb Raider. Sì, ma devo proprio scendere qua, sei sicuro? O sicura, visto che è Lara che mi sta guidando. Cioè, tra l'altro questo sembra la faccia di un alieno. Allora, aspetta. Aspetta, fammi vedere se non c'è per caso dell'altro qua. No, vabbè. Cioè, quindi, scusa, quando trovo la faccia dell'alieno qua. Che figata! E rimane aperto, immagino. Rimane aperto, immagino. Posso anche chiuderlo volendo. Ma io lo. Ma sì, io lo lascio aperto. Dinosauro? Ma che ca. Porca. Ma cos'è un samurai? È un samurai questo? Questa parte è più antica del tempio sovrastante. Ancora rune proto-norrene. Figlio mio, i tuoi tesori presenti e lontani. Il guanto gemello, la cintura, Mägingjorn e il portentoso Mjolnir sono protetti dai morti per tenere Jormungandr soggiogato. Ma la mappa è stata distrutta. E di recente. Se uno dei guanti di Thor era qui, ora non c'è più. Cos'è questo? Nathla, so cosa cerchi e non sarò più il tuo burattino. Richard James Croft. Fatto questo? RJC. Strano. Papà non ha mai utilizzato la seconda iniziale per evitare confusione con il nonno. Ecco dove hai nascosto il manufatto. Che vecchia volpe. Ora non mi resta che tornare alla nave. Tutto qua solo? No, ma c'è della orco. No, ma c'è dell'altro qui, eh. Altro che? Ma scusa. Qua che si illumina tutto. Ah, lì che c'è l'anello qua. Ma va bene. No, Lara. Mannaggia te e al Gelfin. Allora, ragazzi, io direi che per questo episodio possiamo finire qua. Direi che ho sclerato più che abbastanza per quanto mi riguarda. Per cui devo ricaricarmi di scleri per il prossimo episodio. Per cui direi che per questo episodio di
Tomb Raider Underworld. Direi che è tutto. Vi ricordo che se non sono ancora iscritti al canale, iscrivetevi se volete venire aggiornati sui prossimi episodi di Cotto Gioco e di altri giochi, di mettere un bel pugno in su se vi è piaciuto questo episodio, e mi raccomando di dire anche la vostra nei commenti. E noi ci risentiamo a un prossimo video.